E rieccoci tornati, buonasera, bentornati anche ai nostri amici. Vediamo un pochettino. Sì, papà parla piano, iniziamo, aspettato la fine della sigla. E allora parlo piano e voglio presentarvi i miei fidati compagni di viaggio, a cominciare da Adrian. Bentornato, come stai? Buonasera Gianluca, benissimo. Ciao Mesbet e ciao a tutta la chat. E poi il buon Mesbet che esce dall'ombra, anche se da dove ci stai Vedete chiamando? da un posto con la luna piena, infatti l'ho messa apposta per stasera. Intanto un saluto a tutti e grazie mille, per me è un onore essere qui. Spero di non dar troppo fastidio, farò la regia visibile questa sera. E ovviamente Molto lascerò bene. più spazio possibile a Gianluca e Adrian. Tra l'altro sei il responsabile se vedremo delle emoticon improbabili in quei degli abbonati ed è colpa tua, vogliamo dirlo. Quindi vedete un po' gli abbonati che possono mettere strane foto tratte dai profili di tutti noi. Io devo dire che l'argomento di questa sera sarà molto in base a Twitch, perché quando sono con voi di solito siamo su Twitch. Eccolo qua, grazie 09 Mesbet per dare conferma di quanto stavamo raccontando. E quindi perché privarsi della possibilità di abbonarsi per mettere l'emoticon anche di Malanga, Mesbet, Adrian, me. Quella mia è particolarmente orribile, ragazzi, però ci piace, un po' kitsch, un po' kitsch. Vedo Adrian che sommossamente un po' così lo ammette, ma quest'oggi in realtà noi andiamo a braccio, ma l'argomento è molto molto serio, quindi scoprirete anche un lato di questa crew che ancora non conoscevate, perché l'argomento terra cava in realtà è un argomento nell'argomento. Quindi parleremo di terra cava, ma parleremo anche di un altro argomento che non nomineremo, quindi cercate voi un po' il tutto. Vediamo anche quello che ci stanno scrivendo. Buonasera a tutti, ciao grande anima Gianluca, addirittura un bacio enorme. Benvenuta la piccolina di cui non conosco il nome. Ciao Mesbe, ciao Adrian. The show must go home, home a casa soprattutto, quindi assolutamente alla grande, quindi la mia piccolina che si chiama Isabel. Allora, io direi, Adrian, vuoi fare tu un po' un inizio sul tema della terra cava e Mesbet, mentre noi parleremo, andrà a cercare delle foto così all'uopo. Okay, quindi per l'occasione. Vai Adrian. Molto volentieri. Allora, intanto ringrazio e i convenevoli ce li risparmiamo che ormai ci conosciamo, quindi benvenuto a tutta la chat. E allora, abbiamo fatto questo pensiero con Gianluca Lamberti. Abbiamo detto: ma vogliamo fare un accenno alla terra cava? Perché sostanzialmente se ne parla sempre abbastanza spesso e sempre abbastanza male. Quindi questa sera magari portiamo un po' quello che è la nostra esperienza, perché qua facciamo finta che noi ce l'abbiamo nel sangue, quello di andare a cercare le teorie più fantastiche e sostanzialmente cercare di adattarle un po' all'attualità e quello che è il nostro percorso di consapevolezza. Quindi anche insieme al giovane Mesbet abbiamo tirato giù un po' di idee, un po' di foto, un po' di percorsi che vorremmo presentarvi. Partendo dal fatto che la forma di questa terra è sempre messa più spesso in discussione, ma in realtà lo è stata fin dal tempo del Medioevo, quindi non è una cosa che arriva da adesso. Il problema sostanzialmente non è tanto, secondo me, la forma, come disse qualcuno, perché se volessimo quasi trovare la forma che più si aggrada a questa teoria, sarebbe quella del geoide olografico, quindi saremmo totalmente fuori strada. Ma se volessimo invece andare a vedere nella mitologia, che come qualcun altro ci insegna, nel mito c'è la realtà, diciamo, perché è raccontata comunque in maniera diversa con i vari archetipi che cambiano, da cultura a cultura, però siamo, a raccontare più o meno le stesse cose. Quindi, la domanda principale, secondo me, che uno debba farsi è non tanto di che forma è la Terra, ma siamo sicuri che è tutta lì quella che conosciamo? E da questa domanda partirei dicendo che tanti credo sappiano a livello quasi più commerciale qual è il primo, diciamo, la prima cosa che viene in mente quando si parla di terra cava, ovvero l'ammiraglio Byrd, il viaggio di questo fantomatico, diciamo, pilota dell'aeronautica, correggetemi se sbaglio, militare tedesca, che fece capo anche No, ai nazisti. allora, è americano,
è americano, poi però ha lavorato anche per i nazisti. Lui è sia pilota che ammiraglio, quindi come dice la parola stessa, in realtà è un comandante di una flotta navale. Quindi abbiamo dedicato anche una puntata alla storia dell'ammiraglio Richard Evelyn Byrd. Ma in realtà, bravo, perché questa sera, più che dare informazioni, i più le sapranno cogliere, seminiamo dubbi e seminiamo domande. Quindi io ti lascio completare e poi avremo anche un bel passaparola con la chat. Quindi ogni volta che avete una domanda mi scrivete domanda in maiuscolo e poi il nostro Mesbet le andrà a selezionare. Scusami Adria. Di niente, assolutamente, scusate io se magari a volte faccio confusione con le piccole esattezze, quindi voi correggetemi sempre, perché può essere, con tutte mille informazioni può capitare qualche piccolo errore. Però tornando a noi, sostanzialmente l'ammiraglio Byrd, la storia un po' la sappiamo, quindi abbiamo già visto anche con Gianluca che ci sono state varie una puntata soprattutto in cui lui ha spiegato molto bene, ma l'idea alla fine, volendola sintetizzare, è di questo ammiraglio che finisce in una parte del globo, sostanzialmente quella ricoperta da ghiacci, e risucchiato in un certo senso da un certo tipo di energia, tant'è che dice che praticamente non aveva più nemmeno il controllo di questo velivolo quando sorvolava questa zona, viene risucchiato all'interno di una cavità che poi lo fa prigioniero per diverso tempo, a tal punto che lui ha il tempo addirittura di scrivere un diario che poi presenterà al suo ritorno ai suoi capi, in un certo senso, no? E, bene, questo diario c'è una storia che racconta di una popolazione che vive sotto la Terra, di una atmosfera diversa, di un sistema solare addirittura, quindi qualcosa che ci ricorda anche gli antichi miti di Shambhala, gli antichi miti di Agartha, quindi diciamo che da noi si dice quando da qualche parte tuona è perché sta per iniziare a piovere, quindi molti indizi fanno una prova. In questo caso io vorrei passare la palla magari a Gianluca, perché credo che ci sia qualcos'altro da dire e lui lo sa meglio di me sicuramente. Ottimo, ottimo inizio, quindi grazie Adrian. Allora abbiamo cominciato a parlare dell'ammiraglio Byrd e in realtà cominciamo anche tutto un filone, ma io faccio un passo indietro, quindi vado a prendere magari da quello che è il filone indiano, oltre 400.000 specie umanoidi nell'universo, molte delle quali sono passate sulla Terra. Si racconta di numerosi pianeti, e fra l'altro abbiamo parlato anche con Baccarini che qualche pianeta è un pianeta strano, tipo Indra Loca, che in realtà sembra essere più un'astronave dalla quale entrano ed escono i Vimana, che sono un po' dei velivoli spaziali oltre che terrestri. Ecco, e che cosa raccontano della Terra? Che la Terra è un pianeta un po' anomalo, perché dicono la maggior parte dei pianeti si abitano all'interno. La Terra per questo potrebbe essere un pianeta anomalo, perché è come se in un ipotetico quartiere la gente abitasse sui tetti anziché dentro le case, quindi il fatto che la Terra al momento possa avere un'atmosfera è quantomeno strano, quasi come se l'atmosfera fosse artificiale. Cominciamo a mettere lì degli elementi. Laddove in realtà questa atmosfera fosse anche naturale, è molto più sicuro vivere all'interno. Quindi l'ammiraglio Byrd nei suoi viaggi, in un viaggio un po' come se un'intelligenza artificiale prende possesso del suo velivolo, che poi si chiama autopilota, quindi quando ci si avvicina ad una zona militare può anche essere che, lo si vede anche in Independence Day, avete presente quando Will Smith si avvicina alla navicella madre e questa prende il controllo in stile autopilota e la telecomanda, proprio nel senso del termine, perché tele vuol dire da lontano, telecomanda, quindi comandata a distanza, viene fatta entrare. Succede la stessa cosa al velivolo dell'ammiraglio Byrd, e lui dice a un certo punto, quindi bisogna ascoltare bene le parole, perché terra cava vuol dire andare all'interno, ma l'ammiraglio Byrd in realtà racconta da più fonti che a un certo punto nelle sue intercettazioni radio dice c'è un problema, quindi il mio velivolo è comandato da qualcun altro, i ghiacci sono spariti, intorno a me vedo fauna e flora che pensavo estinta. Ma vedo fauna e flora non vuol dire sono entrato, potrebbe anche voler dire che a una certa
accade un qualcosa, si passa un portale. Il portale potrebbe essere verso il basso, in linea d'aria o verso l'alto. Noi questo non lo sappiamo, è omesso, in cui entrando in questa... in questo scenario in cui flora e fauna che si pensavano estinte in realtà prendono vita, a un certo punto, dice la temperatura costante di 24 gradi, quindi supponiamo che sia passato all'interno, oppure dall'interno è il portale per andare altrove, immaginate un ambiente coperto in cui ci sono 24 gradi, quindi temperatura ideale, in cui viene usato, molto basato sul cristallo, quindi un palazzo di cristallo, una civiltà paragonabile ai nordici, e anche qui ci dà degli elementi di qualche razza aliena, come veniva descritta. Fra l'altro alieno vuol dire estraneo al sistema, lo ripeterò all'infinito in tutte le puntate, perché se no pensiamo solo a qualcosa che viene dallo spazio. In realtà potrebbe essere qualcosa che viene al di là di un sistema. Il sistema può essere sotto, può essere oltre una barriera, può essere dall'alto. E poi viene portato al cospetto di una sorta di fantomatico capo, che dà tutta una serie di insegnamenti, e guarda caso però, come se, apro una parentesi, qualcuno desse un po' avesse messo mano, gli insegnamenti che vengono dati sono sempre gli stessi, quindi hanno a che fare con l'energia atomica, con gli esperimenti nucleari, quindi tutto lascia presagire che queste popolazioni comparissero e soprattutto fossero preoccupate, barra dessero indicazioni dell'uso meno o improprio dell'energia nucleare. Un po' come in Star Trek, in realtà ci si poteva palesare ad una civiltà solo laddove avessero scoperto il motore a curvatura, quindi un po' come condizio sine qua non per palesarsi. Ma in realtà noi non vogliamo parlare solo quello, ma è un esempio di qualcosa che si va all'interno con una grandissima fonte energetica. E poi chissà se mezzo, magari ci trova anche qualcosa tipo dei Transformers, che anche loro in mezzo ai ghiacci trovano il Tesseract, quindi questa forza, questa energia della luce blu molto molto particolare. Prima in chat vedevo che qualcuno citava anche Kong versus Godzilla. Io ammetto che ho visto solo l'inizio, ma a questo punto lo andrò a vedere, perché preparando la puntata abbiamo visto un sacco di riferimenti, al punto che, se vogliamo far vedere poi per un attimo quello che è il nostro fondale di questa sera, a noi ci è piaciuto anche un po' questa dicotomia, questa contrapposizione. Riusciamo, Mesbet, a farlo vedere in toto senza di noi il fondale? Lo facciamo anche ci vedere. Ci togliamo un secondo e torniamo. Sì, 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 ci togliamo un secondo così lo vedono. Ok, questo per farvi capire che lo scimmione Kong contro Godzilla, quindi il rettile contro il primate, ovviamente di misure spropositate, si vanno a richiamare quelli che sono i titani. E per chi ha seguito la mia puntata su Dragon Ball, il primate gigante, che è il Super Saiyan, lo scimmione, come veniva definito Goku, da Freezer, e Freezer, che è un po' un rettile, a un certo punto dice a Goku: non è possibile che uno scimmione come te possa battere un vecchio dinosauro come me. Quindi c'è proprio tutta la rivalità di un qualcosa, di queste due fazioni, che vengono descritte per esempio da Malanga come Deva e Asura, ma c'è una rivalità, San Giorgio il drago, il biondo, che si contrappone al rettile, al drago, al dragone, quindi sono linee di sangue, è una veramente una dualità che dura dalla notte dei tempi per quanto riguarda la nostra civiltà. E qui ritorniamo, quindi Adrian, adesso poi andiamo a vedere le domande della nostra chat, ma ti ripasso la parola. Guarda, io infatti ho appena preso una domanda di Barbara Bartozzi, dove dice: potrebbe essere un'altra dimensione della Terra anziché il centro? Allora, questa è una domanda che sostanzialmente io credo che chiunque si affaccia a questa problematica ritrovi, perché bisogna capire che ci sono vari tipi di gate, cancelli o porte, e non tutte portano dalla stessa parte, nel senso che ci sono altre dimensioni, e da qui potremmo tirare fuori altri tipi di discorsi, e poi c'è queste entrate verso un ipotetico centro della Terra, quindi non bisogna fare confusione su questo. Per quanto ne sappiamo, quantomeno, perché potrebbero anche essere più o meno le stesse cose, ma trattate in maniera diversa, quindi il dubbio lo lasciamo.
Ma quello che io vorrei citare, ritornando al discorso dell'ammiraglio Byrd, è la situazione parallela che io conosco, non so se qualcuno la conosce, di Castelluccio di Norcia, della piana di Castelluccio e mito della Sibilla. Io ho mandato qualche immagine a Mesbet, tra, non so se qualcuno conosce insomma l'Appennino centrale, ma l'Appennino centrale ha questa piana a 1500 metri con questa montagna che è il Monte Vettore a sopra i 2000, che è riconosciuto come un ingresso, diciamo, di un sotto qualcosa, ragazzi, un sotto qualcosa che adesso magari approfondiremo un attimo. Non so se Gianluca voleva aggiungere l'altro, se no io vado spedito il racconto. Volevo dirti, Vai, Adrian, vai. dimmi pure se abbiamo la foto, quale foto, Sì, che in allora caso guarda, è provo a una foto in passarla. bianco e nero con le due montagne, se vuoi, Allora, che è una potrebbe specie essere di... questa, questa qui. Te Bravissimo, bravissimo, la lascio un bravissimo. attimo, così la descrivi. Ok, allora, come potete vedere c'è una sorta, diciamo, di V, ok, tra questi due, di valle, se vogliamo, tra questi due picchi, anche se visti poi in prospettiva dall'altro, immaginatevi un ferro di cavallo, ok? Sostanzialmente in mezzo a questo ferro di cavallo c'è una piana enorme che sembra una cosa sconsiderata, tipo cratere lunare, e alla cima di una di queste due montagne c'è la famosissima grotta della Sibilla. Famosissima, io dico questo perché nel 1600, fine 1600, un re francese ricevette un arazzo con questa immagine che voi state vedendo come regalo. E chiaramente lui incuriosì perché vide subito che c'era un ingresso dentro questa montagna che portava sotto, dentro delle cose. Allora chiamò una spedizione e disse: Ma perché non fate appunto una spedizione, una ricerca in questa montagna? Una sorta di ammiraglio Byrd del 1700 partì e raccontò la stessa identica cosa. Ovvero arrivò in questo inizio alla cima della montagna a 2500 metri, incontrò questo inizio di una grotta, questa porta, e entrando incontrò appunto la Sibilla, che poi fate un pochino le vostre ricerche, ma la Sibilla sostanzialmente era la maga che proteggeva tutto quello che era insomma all'interno della montagna. Lui scrisse poi un diario, anche lui, un libro che poi riportò al re. Al quale raccontò sostanzialmente che era andato, grazie all'aiuto di questa Sibilla, nell'interno della montagna e camminando verso cunicoli lunghi per parecchi chilometri, entrò al di sotto di questa piana che era tra le due valli e entrò praticamente in un altro mondo. In un altro mondo, o comunque sia in un'altra cavità, perché questo qui è quello che trasuda insomma dal racconto, è un po' come l'ammiraglio Byrd per l'appunto, no? Con alcune cose non troppo precise, quantomeno, perché è un racconto che viene descritto in maniera personale, quindi va presa tutta l'interpretazione di chi la racconta, però sostanzialmente è molto simile. Allora, nel 90 o giù di lì, 89-90, ci fu una troupe di militari e quant'altro che decisero, quantomeno con le nuove tecnologie, di provare a vedere se questi cunicoli o queste cose che veramente venivano descritte nei libri c'erano. Perché negli anni 70 l'ingresso della grotta venne totalmente distrutta e non c'è più assolutamente la possibilità di vedere, si vede solo qualche pittura rupestre all'incirca all'incima della montagna. E vabbè, con questa nuova tecnologia al laser e quant'altro. Hanno più o meno sparato, scusate i termini, questi laser su tutta la montagna e hanno notato che questi cunicoli esistevano davvero. Cunicoli lunghissimi che andavano a finire all'interno della montagna, ma che poi non era più possibile raggiungere perché diventavano minuscoli, diventavano piccoli sostanzialmente. E quindi l'ammiraglio Byrd, la Sibilla e poi tantissime altre, diciamo, storie nella mitologia, come abbiamo detto, riportano di queste porte, di questi cunicoli, di questi ingressi, verso un mondo diverso. Scusate il gioco di parole, ma è davvero il caso di pensare che è un mondo diverso o è semplicemente un esterno, un dentro o un qualcosa che fa parte della nostra terra? Io questa domanda la rivolto a voi, ragazzi. Allora, ovviamente siamo nell'ambito enorme di un facciamo finta che. In questo Ovvio. facciamo finta che sicuramente dobbiamo leggere tra il romanzato, perché
perché è vero che i diari dell'ammiraglio Byrd, così come tante leggende, adesso poi parlerò anche di Shamballa, stiamo andando a leggere tra le leggende e il romanzato, ma è anche vero che molti non sono tornati, quindi la spedizione esplorativa dell'ammiraglio Byrd, invece, quando si è presentato con le navi, sono tornati, è partito per una spedizione che sarebbe dovuta durare mesi, sono tornati dopo pochi giorni decimati. Quindi, se lo andiamo anche a paragonare con quelli che sono i racconti di molte zone montane, e non è, quando si parla di tecnologia, non è detto che siano al di fuori del nostro sistema, perché che dentro le montagne o in alcune zone montane ci siano delle basi militari, il 99% sono terrestri, è risaputo. Quindi i bunker dentro le montagne, un andare e venire di velivoli in prossimità delle montagne, non è poi così strano, è semplicemente una cosa occultata ai civili, ma non vuol dire per forza che ci sia un'entità strana. Poi chiaramente adesso continueremo a romanzare, perché poi andremo a parlare di Agartha, ma soprattutto di Shamballa. Avete presente? Shamballa è, fra l'altro, è anche l'ingresso della Terra Cava, ma è anche quello che cercava Hitler in Tibet, perché le numerose leggende, noi cercheremo di unire un po' tutti i romanzi e tutte le leggende, raccontano di diversi ingressi nel mondo di sotto, ed è poi, se andiamo a vedere anche le varie cosmogonie tra quella ebraica, tra l'inferno dantesco, la stessa cosmogonia anche a livello indiana, raccontano proprio di mondi anche al di sotto. E pensate che Hitler, comunque, dal film Sette anni in Tibet, lui mandava proprio delle spedizioni in cui gli scienziati, i suoi scienziati, andavano a cercare un ingresso in Tibet, e l'era l'ingresso per Shamballa, i mondi inferiori, dove però c'era una grande tecnologia. Andavano a cercare delle armi stupefacenti, delle armi di cui si parla dei Vimanika Shastra. Quindi poi, seppur in ambito romanzato, ci sono stati dei momenti storici in cui, immagino anche le varie spedizioni in Antartide, in cui diciamo che non era molto tempo per romanzare o per cercare di scoprire qualcosa di fantastico, perché con la guerra mondiale che incombeva, uno spreco di risorse per andare a cercare qualcosa in Tibet era strano. Ancora più strano è tutto il pellegrinaggio in quel dell'Antartide, quindi al Polo Sud, di reali inglesi, di nobili spagnoli, di vicepresidenti e alti ufficiali dell'esercito americano. Insomma, fra l'altro, eclatante fu anche in piena campagna elettorale, quindi il braccio destro del presidente andò in visita, a combinazione di tutti nello stesso periodo, in Antartide. Poi, che probabilmente cercassero questa fonte di energia molto particolare di cui abbiamo accennato, di sicuro le energie che si possono trovare al di sotto le andiamo a trovare veramente in tutte le culture, quindi sarà un po' New Age, ma l'energia dei cristalli è veramente fondamentale. In molte storie, alla fine, raccontano di cristalli che hanno determinate energie, oppure di pietre, mi viene in mente la Rubens Nigra, delle pietre, fra l'altro, che compare anche al centro del palazzo dell'ONU, venerata da molti uomini proprio perché aveva delle capacità molto molto particolari. Io direi che possiamo andare, quindi Mesbe, se vuoi cominciamo a leggere un po' di domande, perché stiamo facendo un po' una sorvolata dall'alto, ma voglio vedere un po' il nostro pubblico come la sta prendendo, e se hanno delle perplessità o delle domande. Sì, allora volevo dirvi che vi ho messo in chat privata alcune domande che sono passate nel corso dei minuti, quindi se vogliamo poi andare a recuperarle lì, io pian piano le metterò lì, così non vanno perse anche quelle vecchie. Intanto vi giro subito una al volo di Stefania, che è questa qui. Noi siamo in grado di creare portali tra i mondi, per informazioni chiedere al CERN. Però sì, sì. Teoricamente è possibile. Ma vedi, io per esempio, con una cosa che volante, io sono stato un po' mezzo nerd da ragazzino, no? Ma con i vari giochi alla Age of Empire, ce n'era uno che era una cosa simile ma estremamente figa, ovvero Heroes of Might and Magics, e praticamente era questo mix di mappe che tu potevi raggiungere solamente entrando e cercando uno Stargate, qualcosa di simile sostanzialmente, un portale, un'apertura che
come tu entravi in questo portale, cambiava totalmente il mondo, quindi diversi ambienti, diverse gravità, diversi mostri e quant'altro. E questa è una cosa che a me appunto ha fatto sempre pensare al discorso delle porte, no? La porta per la dimensione o la porta per l'ingresso in qualcosa di fisico? Sono due cose, secondo me, da fare attenzione, da capire se c'è una differenza, no, Gianluca? È proprio così, quando ci si trova di fronte al classico un po' viaggio onirico, no? Siamo di fronte a un corridoio con quattro porte, cosa nascondono? Non si sa, quindi c'è sicuramente di che parlarne. Ma a proposito di videogiochi, hanno fatto anche un film che stranamente non ha avuto successo, è World of Warcraft, in cui compaiono dei portali animati dall'energia verde Del del Vril, Vril. Quindi esatto. anche quello non è del tutto campato in aria, quindi il Vril ha un costo e in ambito di vite umane, di energia umana che viene prelevata dai soggetti fino a togliergli la vita per essere ingabbiata e sfruttarla per alimentare dei portali. Diciamo che questa cosa compare anche in molte discipline esoteriche magiche. E quindi, prego, Mesbet, andiamo con le domande. Allora, intanto vi passo questa, che è quella di Transformers che dicevi prima. Si vede un po' da schifo, però Sì, è quella che su allora, Wikipedia. questo è Transformers, ma in realtà WitWiki cercava il Tesseract, che è un cubo di luce blu che si vede proprio Allora l'ho incastonato trovato. nei ghiacci ed è veramente particolare. Un po' il cubo come matrice si ricollega anche a quello che abbiamo parlato con Proclamato, che raccontava di questo cubo. Dopo ve ne recupero un paio. Ti leggo allora delle domande che c'erano all'inizio, che era di Sì. Andrea, dice: ma il libro Latitudine Zero del professor Bizzi è per caso uscito? Domanda No, un po' so che difficile. è in uscita perché sapete che Nicola ha avuto un po' di problemi, ma penso che sia prossimo ormai all'uscita. Quindi Ah, l'avevano questo. annunciato, doveva uscire già da tempo, ma uscirà. Quindi so che poi Poi torna. magari domenica, fra l'altro, torniamo in diretta con Nicola e lui magari se ci rifate la domanda vi dirà anche quando. Poi torniamo in tema con questa di Francesco che dice: in Sicilia ci potrebbe essere un'entrata per queste città sotterranee? Ah, anche lì bisogna, ha detto bene Adrian, quando si parla di ingressi, di cancelli, di entrate, potrebbero anche essere dimensioni astrali, quindi non lo escludo, non abbiamo elementi per dire che è così o che non è così, non siamo nell'ambito questa sera di dire vi dico io è così, no, potrebbe, non ci stupirebbe. Facciamo finta Facciamo che. finta che. Altra domanda, atmosfera artificiale come quella che si ipotizza su Marte? Che è un po' una doppia domanda in questo caso. Lo si vede anche, vi cito un film, Atto di Forza, avete presente un po', quindi questa atmosfera tenuta in piedi da una macchina che poi Atto di Forza, sia anche nel remake, è fatto con l'impronta di quella mano che va ad attivare o disattivare le macchine che producono ossigeno. Sappiate che in molte teorie esoteriche si racconta di macchine infernali anche che abbiano a che fare con il mondo terrestre. Poi che cosa in realtà questi facciano non lo so, ma un giorno magari dedicheremo una puntata perché poi lì, quando entriamo poi nel tecnico, allora abbiamo bisogno dei documenti per farvi vedere in tutti gli ambiti e in tutti, anche nel disegno dei tarocchi, tutto ciò che volevano dire, tutte le minuzie messe nascoste un po' nelle opere d'arte e nei dipinti sacri. E in tutto ciò che è passato e si è tramandato nel tempo, come possano raccontare tutti una stessa storia? I vulcani, la domanda, sì. Giulio Verne, nel suo racconto Viaggio al centro della Terra, scrive di alcuni accessi dai vulcani. Vi sono storie e leggende a riguardo? Sì, ce ne sono molte. Ce ne sono molte, e spesso anche lì qualcuno dice che vedono una sorta di velivoli entrare nei crateri dei vulcani poco prima delle eruzioni. Ovviamente, la scienza ufficiale racconta di una versione dei vulcani, noi al momento non abbiamo elementi per dire che è sicuramente così o che non è sicuramente così. Di sicuro va approfondito anche
quello che è il vulcano, che poi anche la scienza ufficiale racconta di un organismo che è anche quello terrestre, che è in continuo movimento, e il vulcano altro non è che un qualcosa che mette in contatto il mondo del sotto, che è fluido e magmatico, e poi il mondo dell'esterno, quindi in un movimento continuo che può essere fermato o riattivato. Quindi bisogna leggere anche un po' tra le righe. Il muro di energia che si trova all'interno dei Monti Urgeggi può essere un portale? Vuoi dire qualcosa anche tu? Ma io, secondo me, bisogna un attimo fare un conto, ovvero quando noi cerchiamo di dare questi tipi di risposte, sempre facendo finta che, e in questo caso proprio alla grande, secondo me bisogna andare a cercare quante più prove possibili, e soprattutto andare a cercare quelle che sono state totalmente deviate nel corso del tempo a livello di significato, quelle più metaforizzate. Faccio un esempio banale. Prendiamo la Divina Commedia. La Divina Commedia, che probabilmente è uno dei canti, uno dei più, delle opere più interpretate che esistano sulla faccia della Terra. Ma se conoscessimo Giuliano Di Benedetti, che purtroppo è scomparso anche in breve data, però credo che qualcuno sappia chi era, perché faceva anche lui faceva finta che si era appoggiato un po' a quelle che erano ricerche di Mauro Biglino, e aveva fatto lo stesso suo lavoro sulla Divina Commedia, e aveva fatto delle scoperte che io personalmente sono andato a ricercare, perché a me era piaciuta molto quella ricerca che lui aveva fatto, quegli studi che lui aveva fatto. E io sono andato personalmente nel lago di Nemi a vedere tutte quelle zone che lui descriveva, e quelle zone che per Di Benedetti sostanzialmente erano anche lì l'ingresso di un portale per una nuova dimensione, una nuova diciamo entrata. E Dante la racconta benissimo nella Divina Commedia, attraverso Vigilio, tutto il passaggio che fa per i vari cerchi, e l'ingresso addirittura avviene proprio all'interno della selva oscura, e viene raccontata proprio metaforicamente tutta questa storia che noi abbiamo sempre interpretato con i mille giochi della Chiesa, no? Diciamo anche, no? Che ha puntato sempre il suo zampino. Ma in realtà, facendo sempre finta che e prendendo letteralmente quello che la Divina Commedia racconta, si può trovare qualche indizio ancora di più su queste porte. Su queste porte, in questo caso, per rispondere anche alla possibile porta che esiste in Sicilia, che in questo caso si troverebbe vicino Roma. Quindi per me, sempre con il dubbio, con qualsiasi tipo di dubbio, le porte possono essere un po' dovunque, e forse possono anche funzionare con un certo tipo di consapevolezza. Quindi, anche essendo lì, non è detto che poi qualcuno le veda se non sa come utilizzarle. Molto interessante. Andiamo per ordine. Perché si nascondono da noi? Sono un ramo di umanità finito sottoterra o alieni? Allora, ci sono varie teorie su questo. Vi voglio anche, visto che molte culture, per non dire tutte le culture, raccontano di una sorta di rese, di diluvio, viene spesso raccontato di un qualcosa ricreato dal fango, no? Quindi qualcosa che spunta fuori dal fango del post-diluvio. Quindi facciamo finta che in un reset, in un diluvio, in realtà ci siano dei sopravvissuti che si sono rifugiati al di sotto o al di sopra. Quindi spesso qui sta al di sotto, magari è qualcuno che ci stava prima e si è rifugiato, quindi non necessariamente deve arrivare da un altro pianeta, magari era a casa sua prima, è un vecchio inquilino che in un'esercitazione antincendio dopo un cataclisma si è rifugiato al di sotto e per una guerra persa lì sta. Ma non è detto che sia un brutto posto o un tugurio. Cioè, se pensate che ci sono le stesse basi militari americane che abbiamo in Italia, scendono sottoterra per diversi piani, ma tanti piani, e gli stessi militari italiani possono accedere solo a un certo tipo di piano. Oltre non è
consentito all'esercito italiano scendere. E pensate che anche la legislatura, infatti, racconta che in realtà è competenza del demanio di uno Stato solo fino a una certa lontananza dalla riva, quindi una capienza anche in ambito di miglia marine, ma anche di metri al di sotto della crosta terrestre e al di sopra, quindi le cosiddette acque internazionali, perché non sono di competenza di nessuno. La stessa cosa accade oltre una certa profondità, che non è più competenza dello Stato che vi abita al di sopra. Per chi ci vuole leggere qualcosa, è un argomento non da poco. Leggiamo altre domande. Cosa nasconde? Sicuramente delle energie. Sicuramente le energie. Io sono dell'idea, ma questo per unire un po' i puntini, che diverse forme di energia ci sono state occultate per n motivi, così come molto dell'alimentazione dell'uomo ci è occultato. Come si spiegherebbe la terra cava con la deriva dei continenti? In realtà penso che, fra l'altro anche questo c'è da dire, non è che è tutta cava, cioè la terra cava non vuol dire che io dove scavo vado giù e trovo i dinosauri. Ci sono ovviamente, cioè un conto è la densità di dove andiamo a vivere, ci sono dei portali, perché è come per dire lì, se vai in quella città sotto ha dei sotterranei, non è che tutte le città hanno dei sotterranei, molte città hanno dei sotterranei anche ben sviluppati, e se non mi sbaglio, chissà se lo andiamo anche a trovare, non ricordo il nome, ma c'è proprio tutta una civiltà che ha scavato tutta una serie di grotte nella montagna al di sotto della crosta terrestre, che penso che sia in Turchia, Mesbet, adesso vediamo se riesco ad aiutarti, e quello è indicativo, quindi perché qualcuno dovrebbe scendere e costruire anche a livello architettonico un qualcosa di così complesso? Non è qualcosa di momentaneo, si voleva rifugiare per diverso tempo da un qualcosa che accadeva al di sopra, e anche quella non è mitologia, quelli sono reperti storici, quindi da quello va a cercare di capire il perché. Poi c'è chi scrive Torino sotterraneo, sono d'accordo, Torino ha molto di occultato al di sotto. Potrebbe essere Derinkuyu. Esatto, Derinkuyu. Derinkuyu, sì. Se hai una foto faccela vedere, se no lo... Sarà tosta, guarda se me la trovi tu la passo. Faccio io. Facilmente. Perfetto. Intanto vi giro questa domanda qui, magari risponde, può rispondere anche Adrian, secondo me. Cosa dici? Te la faccio. Ma diciamo che torna un po' il discorso che ho fatto prima, nel senso sicuramente di aperture ce ne sono moltissime, bisogna capire un po' anche, adesso per esempio Gianluca ha detto una cosa interessante, ovvero qualcuno che si nascondeva sotto, e allora io lì andrei a vedere anche il film Le colline hanno gli occhi, per capire un attimo che c'è ancora un altro genere di interpretazione quando si dice terra cava. Poi Gianluca ha detto ancora un'altra cosa, ovvero che non tutta la terra è cava sostanzialmente, quindi questo termine terra cava probabilmente va un attimo analizzato anche lì, no? Perché poi un'altra cosa alla quale vorrei fare molta attenzione è il fatto che ogni volta che si entra dentro qualche portale, dentro qualcosa, c'è di mezzo il discorso dei ghiacci. In molti film c'è il discorso dei ghiacci, per esempio anche nel famosissimo Dragon Trainer, al quale io a Mesbet ho mandato una locandina, non so se ce l'ha. E soprattutto nel terzo episodio, che si chiama appunto Il mondo nascosto, c'è Hiccup sostanzialmente che viaggia alla ricerca della mamma scomparsa e finisce in un buco, diciamo, e trova una struttura di ghiaccio. Questa struttura di ghiaccio è a sua volta cava, comunque vuota all'interno, e quando lui entra dentro trova un altro mondo, un'altra dimensione, con animali giganteschi scomparsi, con una flora e una fauna completamente differente dentro al ghiaccio. Quindi è un po' come dice l'ammiraglio Byrd, no? Entra nei ghiacci e poi cambia completamente. Quindi questo vuol dire che o veramente gli autori hanno proprio poca fantasia e uno se l'è inventato e tutti hanno copiato come a scuola, oppure apprendono da un qualcosa di atavico. Però l'ho trovato, Derinkuyu, se lo vuoi far vedere,
Eccolo qua. In realtà qua, questo per far vedere che sicuramente c'è la parte delle grotte reali, ma poi questo in realtà serve a farvi capire, se io ingrandisco questa, quanto scendono al di sotto della crosta terrestre. E quindi è veramente un'opera incredibile. Guardate anche la difficoltà nello scavare in questo modo. E questi sono lavori fatti per durare, addirittura per decorare. Quindi qua c'è gente che veramente ci ha passato gli anni, non si è nascosta momentaneamente per farci delle tombe, come ci vogliono raccontare. Ecco. Quindi vale anche per le piramidi, sì. È solo a me l'impressione o ricorda l'alveare di Resident Evil? Assolutamente sì, assolutamente. Anche Resident Evil compare spesso e anche lì vedete come nei videogiochi, vedete come nei film, negli anime, nei fumetti si racconti sempre la stessa storia ed è quantomeno, ecco, allora, se sono tutte cretinate, allora facciamo causa a tutti gli autori perché hanno copiato. Cioè, e allora hanno copiato e allora pagassero tutti i diritti al primo che l'ha tirata fuori, perché sennò veramente un po' come si diceva a scuola, almeno cambia le parole, perché sennò è proprio copiare il tema paro paro, almeno cambiaci il colore, se uno è nel ghiaccio tu fallo nel sole, cioè cambia, no? Invece no, proprio uguale, stesse identiche coordinate. E anche questo sono quelle storie che vanno un po' a sopravvivere al mito, alla leggenda in qualche testo. E poi ricordiamoci che veramente sulla crosta terrestre anche la maggior spedizione ha grattato forse neanche con l'unghietta la punta di quello che abbiamo, ma accade anche per gli abissi marini. Quindi prima di andare su Marte, che non si spiega il perché debbano così distrarre la popolazione l'andare su Marte a fare che, pensassero a cosa c'è veramente sotto la crosta terrestre, negli abissi marini, cioè dove viviamo noi. Avete presente un po' come dire, alle volte vai a fare il turista a Honolulu dall'altra parte del mondo e non sai che nella tua città c'è un'opera d'arte incredibile da vedere. Ecco, questo è che dove viviamo noi in realtà meriterebbe più attenzione anche dal punto di vista scientifico esplorativo, ma è, guarda caso, anche lì ci viene vietato. Io vorrei una domanda, Stefano. Queste entità o esseri nascosti sottoterra potrebbero essere parte di una civiltà terrestre prediluviana? Sì. Sì, assolutamente. Si collega anche con la puntata che abbiamo fatto con il professor Malanga, quindi si ricollega anche alla civiltà dei giganti, perché se è vero che i titani hanno preceduto gli dei, i giganti sono ormai una realtà consolidata per chi segue determinate teorie. E questi signori dalla Terra, dal teschio dolicocefalo, quindi allungato, molto più alti di noi, in realtà sembrano non venire chissà da dove, sembrano essere un'antica civiltà terrestre, con l'RH negativo, come ho discusso col professor Corrado Malanga. E quindi capita a fagiolo questa domanda di Sonia, che vi leggo. Secondo voi la Terra cava può essere abitata da extraterrestri? Quindi all'opposto. Più difficile. Più difficile. Il monte Shasta in California, i lemuriani rimasti da allora viventi all'interno della Terra, anche lì è molto la comunità New Age. Però effettivamente più che, cioè, i nativi americani raccontano di un bel via vai anche lì dai monti, quindi ma anche lì, ma anche sul Musinè, che è un monte piemontese sopra Torino, c'è un bel via vai. La dottoressa Conforto, suppongo che sia, sostiene che all'interno della Terra è composta da gironi concentrici che ruotano in sensi diversi, come raccontava anche Dante. Cosa ne pensate? Che è una teoria che va assolutamente approfondita. Sembrano estreme, quindi bisogna arrivarci con il dovuto tatto, ma non sono così inverosimili. Vuoi leggerla tu? Mesbeto, leggo io. Domanda, facendo finta che tutto ciò fosse vero, perché non si fanno vedere? Perché è tutto così segreto? Perché non aiutano l'umanità ad evolversi? Allora, poi voglio sentire anche Adrian su questo, ma io una volta a una domanda simile ho assistito a questa risposta. Tu, supponiamo che sei andato in vacanza in Spagna, ecco, hai avvisato il governo, il console e tutti gli abitanti spagnoli del tuo arrivo? No,
hai fatto quello che dovevi fare e te ne sei andato. Hai parlato con chiunque? No. E mi viene anche da dire, l'hai visto che quelli vanno da soli in macchina con la mascherina? Che cosa gli devi raccontare? Cosa gli vuoi raccontare a questi? Non è che parli con chiunque. E supponiamo che si possa avere accesso a un qualcuno con una coscienza elevata, che può essere prediluviano, antico terrestre, terrestre, extraterrestre. Dopo che lo incontri, che cosa gli dici? Che ti piace la pizza? Che ti fai il calcio? Che la domenica mattina va a messa? Cosa c'hai da raccontargli? E quindi è normale che se ti poni come insetto lavoratore, parte di un tutto, di un sistema e non ti fai domande, magari qualcuno proveniente da altrove ti ha attraversato la strada e ci hai anche sbattuto e non te ne sei manco accorto. Quindi nel senso il perché non ci dicano o che ci sia qualcuno che vuole assolutamente il male dell'umanità o voglia a tutti i costi farla evolvere, bisogna un po' uscire da questo paradigma, perché è un po' come dire, ma tu sei stato in Francia, ma i francesi sono buoni? Cosa vuol dire? Cioè, hanno creato dei confini artificiali, gli hanno detto questa è la tua cultura, trovi la persona buona, il delinquente, l'assassino, il luminare, cioè, quindi c'è veramente chiunque, e non è che tutti parlano con tutti. Quindi questo è un po' come filosofia di vita, non bisogna pensare anche alla civiltà terrena, non andiamo d'accordo nella stessa famiglia, nella stessa casa, figuratevi con un'altra civiltà. Adriana, a te. Ma personalmente io credo che una domanda simile uno non dovrebbe arrivare a farsela se siamo arrivati qui a guardare insomma le nostre puntate, le nostre ricerche e quant'altro, nel senso che non per togliere nulla alla domanda, ma perché comunque fa sempre tutto parte di un certo tipo di piano che comunque comprende anche la non consapevolezza di quello che si sta facendo sostanzialmente, di quello che si sta vivendo. Quindi se vogliamo capire un po' anche il concetto della chiusura alla The Truman Show dentro determinati ecco, vedi, poi i riferimenti al cinema purtroppo sono inevitabili, però anche The Truman Show ti fa capire un attimo che la risposta alla domanda che ci hai fatto è in quel film lì sostanzialmente, no? Il controllo assoluto sulla popolazione umana è anche probabilmente il motivo per cui tante cose non possono né entrare né uscire o possono essere condivise con la popolazione che siamo noi sostanzialmente, da chi ne sa qualcosa in più, sempre facendo finta che... No, ma poi se vi ricordate c'è stato proprio un esperimento o uno scherzo fatto da un'emittente radiofonica che raccontava di un imminente arrivo e ci fu gente che si suicidò alla sola notizia, quindi pensate quanto in realtà la massa sia impreparata a capire o a vedere, quindi... Infatti le vostre risposte si collegano a un'altra domanda di Sonia, che è: visto che si stanno rivelando verità anche sugli UFO, e qua direi si stanno rivelando informazioni sugli UFO, verità già è da vedere, secondo voi, facendo finta che, anche la verità sulla Terra Cava verrà rivelata? Puoi mettere la domanda, scusa? Ok, perfetto. Io penso che comunque non stiamo in un sistema così come, cioè, pensare che qualcuno possa volere il vostro bene o possa volere la vostra elevazione spirituale o di conoscenza, in realtà cozza con quello che vediamo fuori. Quelli non fanno niente per gli altri. Se ci fosse o se veramente questi in realtà, magari un domani scopriremo che non solo c'è un'altra civiltà, ma che questi ci collaborano da anni e i militari sono in contatto con questi, con equipaggi misti da decadi, e quindi lo è sempre stato. Non vedo proprio la priorità nell'informare le persone, anzi, spesso chi magari ha visto qualcosa e vuole avvisare gli altri viene additato, deriso e trattato come un pazzo, quindi a una certa, chi sa le cose se ne guarda bene dal dirlo. Sì. Vai Mesbel, leggi la domanda. Va bene. Cosa ne pensate che Gerusalemme è il centro della Terra e da lì salendo, diciamo, in cielo si può arrivare ad Agartha? Allora, l'ho sentita, quindi che in Gerusalemme sia il centro della Terra, in realtà ce lo spiega anche un po'
tutta una serie di etimologia di parole, per cui il Mediterraneo, Midgard, in realtà sta al centro fra le terre, il mare al centro della terra. Sicuramente il fatto di essere al centro delle tre religioni monoteiste, non mi stupirei che un giorno l'universo, o quantomeno la parte terrestre che noi conosciamo, venga indicata come quel centro lì, e se andiamo a vedere è un po' la stessa teoria dell'obelisco di Balzar di Goku in Dragon Ball, che lì lo mettono però in una sorta di continente degli indiani d'America, però in realtà un qualcosa che poi si estende verso l'alto fino ad arrivare in realtà Agartha, per quella teoria lì che tu hai citato. Quindi non dico che sia così, ma dico che da dove tu hai tratto la domanda, Agartha in realtà, adesso magari vediamo se ve lo faccio vedere, c'è chi l'ha interpretata come una sezione terrestre, quindi una sorta di Tarracava, ma per come hai posto la domanda, ci sono delle teorie che ho conosciuto in cui in realtà pare essere semplicemente una panoramica dall'alto. Aspetta che vedo se ti trovo mentre parlo Agartha. Vai, intanto per non aprire altre domande, magari passo giusto un paio di spunti che Adrian ci commenta, tipo questa foto qua. Già. Che è la scena finale Truman Show. Non spoilerare sempre, beh, aspetta per favore. Se qualcuno non ha visto Truman Show. Non è possibile, ma che rispetto avete per chi guarda i film? Ma non è possibile. Però è bellissima, ragazzi, The Truman Show andrebbe veramente... Ma bastava dire una scena di The Truman Show, bastava dire. Poi non so se è proprio quella finale, però è verso la fine. Diciamo. No, quella finale. Però guarda, ti ho preparato Agartha, e se ce la vuoi mostrare... Ecco, allora, vedete Agartha? In realtà, ora faccio così... perché vediamo cosa vedete voi, eccola qua. Nella parte a colori vedete che questa, per i primi teorici della Terracava, Genon, il re del mondo, in realtà è come se fosse il globo in cui all'interno c'è un mondo dentro il mondo. Ecco, per come tu hai posto la domanda, quindi il fatto che Gerusalemme sia al centro, in realtà se questa è Gerusalemme, questo è il polo nord e questo è il polo sud e questa è una vista dall'alto. Per come hai posto la domanda ti ho dato la risposta. Ma che poi, cioè, in realtà adesso che la guardo bene, quell'immagine lì, non ci avevo mai pensato che è molto simile alla rappresentazione che mettono spesso nelle mappe di... Esatto. Esatto. È la stessa questa. Esatto. Nelle mappe della Terra, diciamo, flat, mettono queste tipo di cose e c'è una connessione adesso effettivamente che la guardo. Io gli ho dato la risposta che lei mi ha chiesto, nel senso che okay, da dove arrivano quelle teorie è così. Perché sennò poi mi rivedo i titoli. Gianluca ha detto, io ti racconto una teoria. Beh sì, ma stiamo facendo finta che, e soprattutto stiamo mettendo insieme una marea di informazioni per far capire alle persone che probabilmente tante cose che vengono raccontate magari vengono ricordate ed espresse ed interpretate secondo la propria possibilità. Quindi è proprio lì che io chiedo agli amici che ci ascoltano di andare a fare le proprie connessioni, di andare a cercare tutte quelle lingue simili con interpretazioni diverse che parlano della stessa cosa. E quindi ecco, andare a cercare i vari miti della Sibilla, i vari miti dell'ammiraglio Bird e quant'altro, di andare a vedere quali sono le cose che risuonano con voi e allora farvi una vostra idea, sempre facendo finta che. Sì, io vorrei aggiungere che questo metodo di fare finta che non è neanche così antiscientifico come sembra, al contrario, come ci ricorda sempre il professor Malanga, la scienza procede per ipotesi, e quindi è questo proprio il caso di farsi delle domande, il primo passo per un approccio scientifico. Dopo è chiaro che magari eventualmente ci vuole un approfondimento, una sperimentazione, eccetera, ma noi siamo qua per fare il primo passo, fondamentalmente. E vi metto questa domanda qua carina di Michele, vi metto un po' in difficoltà. Se è veramente avvenuto il Philadelphia Experiment, può darci qualche indicazione sulla fisica di questi portali? Esattamente sì, perché lo abbiamo detto spesso, il Philadelphia Experiment in realtà è qualcosa di basato al di fuori dello spazio-tempo, quindi ricompare dopo
un po' di anni una nave militare che si pensava dispersa, no? Quindi che arriva da un altro punto del tempo. Dovrebbe essere quello? Chiedo conferma. Dovrebbe essere quello. Però sì, in realtà, come anche il triangolo delle Bermuda, in realtà, se vediamo lo spazio-tempo come un piano, al di fuori di questo, non esiste lo spazio-tempo, quindi il tempo non è più lineare, si potrebbe ricomparire in un altro spazio-tempo o in uno stesso, che è un po' come quando la teoria del se muoio oggi non mi rincarno domani perché esco dallo spazio-tempo. Quindi in realtà non è tutto così immediato e il tempo non è mai lineare e soprattutto il tempo anche nello spazio è stato scientificamente provato essere diverso. Quindi se prendiamo due gemelli, uno che ha sempre vissuto sulla Terra e l'altro che l'abbiamo sparato nello spazio, ipotetico, in realtà hanno, seppur gemelli, hanno diverso il tempo, quindi uno è più giovane dell'altro. Quindi viaggiando velocemente, un po' la storiella dei due amanti che vanno a Brahmaloka, e fra l'altro nella storiella dei due amanti che vanno a Brahmaloka, quindi al centro dell'universo, a incontrare Brahma e poi ritornano, sono stati fatti tutti dei calcoli di cui non vi sto a raccontare le cifre perché le tirerei a caso e magari se le sbaglio poi sottolineano l'errore, ma è stato scientificamente provato che molte teorie scientifiche nell'andare e tornare corrispondente agli anni luce hanno probabilmente in questa storia, in questa antica storiella indù, hanno verificato che potrebbe essere verosimilmente il centro dell'universo conosciuto, e per loro sono stati pochi istanti, nel ritornare sono passati migliaia di anni. O Navigator degli anni 80, ce l'avete presente Navigator? Capolavoro di film, è un bambino che su questa navicella va, torna, e lui è sempre bambino, ma gli altri sono cresciuti. Quindi è anche quello un bel paradosso temporale. Quindi se ho ben interpretato intendeva quello Philadelphia Experiment. Adrian, nei commenti in caso. Adrian, vuoi dire la tua su questo? Andiamo avanti. Ma in realtà può andare avanti, sinceramente, che la leggo penso questa lunga. Risposta abbastanza veloce, quindi poi ditemi. Allora, ma secondo voi ci possono essere persone che possono aprire portali dimensionali? Perché se si trovasse un portale e non c'è chi potrebbe avere il potere aprirlo, rimarrebbe sempre un muro. Se posso, qua io vorrei dare una risposta prima di Gianluca, se posso rubarti i tempi. È quello che dicevamo prima, sostanzialmente. Sicuramente ci sono dei portali, ma ci vuole una chiave di lettura. Qui una chiave d'ingresso, e la chiave d'ingresso se è sempre appunto una chiave di lettura. Se non siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, il portale non ci si rivela nemmeno. Tant'è che guardando nei vari film c'è sempre una legge, un apri di sesamo, oppure un qualcosa che serve per far sì che la porta si materializzi e che possa portarci nella parte di là. Non so se sei d'accordo. Sì, assolutamente. E poi, allora, aprirlo anche per gli altri? Non penso. Aprirlo per se stessi? Sì, vi invito a guardare alcuni filmati di Gustav Roll che la gente non ha ben capito, quando lui, questi misteriosi bottoni della giacca che con un movimento rimangono chiusi e poi subito dopo sono aperti, in realtà lasciava intendere che lui, trascendendo con questa tremenda legge che ha scoperto, riusciva a infrangere una sorta di portale spazio-tempo. Quindi sì, Gustav Roll, ma non poteva portarci qualcuno che non fosse lui. Domanda: potrebbero far parte della famosa prima creazione? Hanno qualche legame con gli azzurrei, credo. Penso si riferisse a quelli che abitano sotto. Siamo un po' indietro con le domande sul tempo. Smari, ne salto alcune, allora, direttamente alle ultime dopo. Gli azzurrei sì, e fra l'altro voglio verificare questa cosa che mi è stata detta, che alcune civiltà che fra l'altro compaiono in Kong si dipingevano di blu, e quindi questo è molto, molto Avatar, anche se in realtà la descrizione dell'ammiraglio Bird raccontava un po' i nordici, la razza che raccontava lui erano i nordici, quindi biondi, alti, pelle chiarissima, occhi azzurri, quasi elfici. Però gli azzurrei possono comparire anche in quel senso, anche se, per dover di cronaca, gli azzurrei, per chi cita le teorie di cui sopra,
Quindi, secondo le teorie di chi mi ha fatto la domanda, in cui Gerusalemme sta al centro, gli azzurri stanno al di là della barriera. Quindi non sotto. Questa domanda è difficilissima. Leggi, leggi. Gianluca, volevo chiedere a te, Adrian e Mesbeth, se dalle vostre ricerche la cosiddetta terra cava sia abitata da terrestri o extraterrestri. Secco? Secondo me extraterrestri. Extraterrestri. Sì. Tutte le storie raccontano di qualcuno che ha perso una guerra ed è stato relegato al di sotto. Ah, interessante, io infatti non avrei saputo, dalle mie ricerche non avrei potuto confermare nulla, solo teorie, quindi già le vostre due risposte sono molto più esaurienti. Vediamo se ne pesco un'altra al volo. Oh, poi diteci in chat, siamo in diretta, quindi oggi vogliamo anche dare un po' di spazio alla chat, dopo continuiamo su Twitch, ma diteci poi come vi sta sembrando, quindi non siate troppo formali, che oggi non vuole essere una puntata formale, quindi vedete. Non siate già timidi. Esatto. Prego, poi venerdì sera c'è la luna piena, quindi siamo tutti. Se invece di scendere si superasse un ipotetico muro della serie Terra Piatta, ti ho anche detto che cosa secondo alcune teorie troveresti. E secondo me siamo abbastanza, cioè, perché in realtà più che Terra Piatta, perché questa cosa della barriera della Terra Piatta in realtà a loro modo è diventata mainstream. In realtà, immaginatelo, voglio farvi fare un salto di logica, come al di fuori di una cupola di un Gan Eden. Quindi cosa dice Adamo quando viene cacciato? Se tu mi fai uscire di qua, quelli al di là mi fanno fuori, quelli sono dei selvaggi, in quel senso in realtà sono più avanzati di loro, ma racconta di un Gan Eden che è una sorta di paradiso terrestre, ma un giardino recintato in cui al centro, eccolo qua, in cui al centro, però in questa teoria al centro ci mettono un grande albero. Questa è presa dai Simpson, dal film. Anche i Simpson comunque si sono ispirati a questo. Al di fuori di un Gan Eden, vedete che non è che c'è, se la rimetti un attimo, la prima, ecco, rimetto Simpson, questa. Vedete che poi al di fuori non è che c'è il nulla e la gente cade, c'è un altro mondo. Quindi se io sono un pastore, vado a recintare le mie pecore per la mietitura, io le metto all'interno di un recinto, ma non vuol dire che fuori dal recinto non ci sia un mondo. Per le pecore fuori dal recinto non c'è un mondo. Per chi non è una pecora, in realtà il mondo è ben più grande, no? O magari ci sono altre pecore. Ed altre pecore in un recinto vicino, sicuramente. Adrian? No, in realtà sono pienamente d'accordo con voi, sinceramente. Allora dai, facciamo un po' la provocazione, vediamo, perché io mi aspetto anche un po' di critiche. Vediamo in chat se non vi convince qualcosa o qualcosa, cioè, perché ci siamo anche un po' spinti. Io ti racconto una teoria, poi non mi chiedere se è vero, perché io non le ho passate determinate barriere, non ci sono sceso oltre porto, e non lo so. È bravo, però è proprio lì che bisogna fare un attimo forza, secondo me, perché se dobbiamo metterci tutti sullo stesso piano, nessuno ha preso una macchina e ha bucato la terra fino ad andare a vedere che cosa è successo. Quindi se qualcuno l'ha fatto, magari ce l'ha nascosto proprio perché ha scoperto delle cose che non si potevano sapere. Quindi magari tutte le informazioni che abbiamo noi mettiamole insieme, facciamo finta che, e vediamo quello che ne viene fuori, sapendo che nella mitologia spesso c'è la realtà e che gli archetipi raccontano una cultura. Quindi però vi posso dire, però di solito noi tendiamo a essere sempre umili, alle volte ci andiamo un po' a sminuire, ma per la metà delle cose che vi abbiamo raccontato questa sera c'è chi paga un sacco di soldi in alcune pseudosette in cui gli vengono dette dopo anni la metà di queste cose. Quindi sappiate che vi abbiamo fatto risparmiare un sacco di soldi. Ecco, qua c'è una domanda sul Blue Beam, ve la leggo. Cosa ne pensate del Blue Bean? Servirà per il controllo? Tipo, che bello, sono arrivati i buoni a salvarci, uguale trappolone. Siamo un po' off topics, però diciamo che non è la prima volta che qualcuno con l'illusione che viene a salvarci in realtà
ci sta facendo del male. E voglio anche raccontare, butto lì una cosa, posso fare un po' lo stronzo, butto una cosa ma non la spiegherò. Una sorta di flotta di navi bianche da guerra che sembrava che dovessero fare il bene, in realtà hanno fatto dei danni enormi in passato, centinaio d'anni fa. Non male. Allora, ci sono un paio di domande off topic, se volete possiamo passare lì, oppure se volete accetto un po' la sfida di Gianluca, se c'è qualche critica che volete muoverci fatela, che la leggiamo al momento. Sì, perché tanto lo so che ci saranno dei detrattori o qualcuno dice ma ha detto una cazzata, scrivicelo e ne parliamo. Questo intanto è a tema, intanto la leggo, Mari, sì, Adrian, anche Gianluca, volete dirci qualcosa? Si parla di terra cava e quindi di mondi sotterranei, ma se fossero nei fondali marini, chiusi in una cupola? Se vai a riascoltare cosa abbiamo detto prima, per me può valere tutto. Fra l'altro anche lì, avete presente un po' il Nautilus? Ne ho parlato anche in Il mistero della pietra azzurra. Il Nautilus in realtà era sia sottomarino che un velivolo, proprio come alcuni Vimana. Quindi in alcuni Vimana antichi, velivoli, che vengono raccontati in questo Vimanika Shastra, che servivano per spostare i Deva e gli Asura, in realtà erano fatti per stare sia nelle profondità marine che in alto nell'aria. Quindi comunque c'erano dei velivoli progettati per andare in entrambi questi posti. Quindi poi che cosa ci sia, io non ci sono stato e non te lo so dire. Ho letto il commento di Adrian. Allora, possibile che viviamo in un cratere sopra ad una terra gigantesca? Certo, è probabile. Perché poi in realtà il cratere spiegherebbe una sorta di barriera, poiché il cratere fosse coperto o meno, in realtà potrebbe, il mondo potrebbe essere più grande di quello che ci dicono, ma d'altronde è un po' come un bambino che gli viene vietata parte della casa, no? Poi in realtà poi non sa quanto sono grandi le stanze in cui gli è vietato entrare. Gli è vietato, potrebbe essere lo sgabuzzino alle scope o un castello, non lo sai. E diffidate da chi vi dice che c'è stato. Esatto, soprattutto. Allora, io direi che più o meno abbiamo un po' esaurito l'argomento, nel senso abbiamo detto il dicibile, anzi Gianluca sta iniziando a fare con le buttate un pochettino extra, addirittura oltre l'argomento, quindi sta arrivando a portarvi quasi le risposte. Io resterei sempre invece sul mantenere le domande, farsi delle domande, che è la cosa migliore. Quindi vi suggerirei una domanda off topic adesso, e poi vediamo un pochettino come muoverci. Questa qua è molto carina, secondo me ci può stare. E di Edo, e dice sempre dalle vostre ricerche, vabbè, al di là delle varie spiegazioni ridicole di accademici e debunkers vari, secondo voi come hanno costruito le tre grandi piramidi? Vabbè, ma questa è una domanda che aprirebbe altre tre puntate. Io non so, poi tu che ne dici, Gianluca? Allora, tanto siamo nella puntata che i debunkers prenderanno, e lo sappiamo. In realtà ha costruito chi pensiamo noi non le ha costruite, le ha trovate già fatte. Chi le ha costruite? Probabilmente con le onde sonore le hanno costruite. Con la fisica del fonone. Bellissima risposta, breve, e sottoscrivo quella di Adrian. Diciamo che comunque Corrado Malanga al solito ha fatto un ottimo lavoro, soprattutto di recente, mi sembra l'anno scorso, riguardo proprio a queste piramidi, e si è un po' addentrato in una possibile spiegazione riguardo come si poteva modificare la pietra, renderla più leggera, renderla più malleabile. Potrebbe essere una spiegazione plausibile. C'è una domanda un po' cattiva. Credo solo che se volessimo capire qualcosa in più dalle piramidi Malanga, probabilmente è quello che ti può dare quella spinta in più che nessuno fino ad oggi ha tirato fuori. Bravo, fino ad oggi, infatti sono d'accordo. Volete una domanda un po' difficile? Vai. Più quasi etica, eccola qua. Facci male. Si può affrontare. Cosa pensate voi che avete più conoscenza di noi, che magari facciamo domande stupidine? Nessuna domanda è stupida. Nessuna domanda. No, bravissimo. E soprattutto non rispondo per il semplice fatto che io studio queste cose da più di 15 anni.
E se voi mi avesse fatto la stessa domanda tutti gli anni, probabilmente avrei dato 15 risposte diverse, una per ogni anno di ricerca. Quindi non lo dico Meraviglioso, perché fra un anno potrei grande. dire: ma cosa avevo detto quel 19 novembre 2021? Quindi non lo dico, ma non perché voglia fare il misterioso, perché è un work in progress. Una volta un amico mi ha detto che solo uno scemo non cambia opinione ogni 5 minuti. La pensa ancora così? È Secondo me no. domanda Secondo me tra già si è bocchetto. dimenticato tutto. Comunque questa è interessante. Gli inferi di Gilgamesh sono il mondo di sotto? Tutto ciò che è inferi è mondo di sotto, anche se Gilgamesh in realtà poi nei suoi viaggi ha fatto, cioè, vabbè, comunque sì, potrebbe essere, Potrebbe essere. dimmi Adrian. Poi no, in realtà, Adrian, chiedo scusa, ma non vorrei che per ogni domanda ci stiamo 20 minuti perché siete talmente preparati che per ogni domanda ci starebbe una puntata. eh già. ok, direi che più o meno ci siamo. Ah, un altro off topic in caso. Ci appoggiamo un attimino a questa. Conoscete il caso Majorana? Ovvio. Sì, eventualmente. Ah, ti dirò di più nel sondaggio su Telegram, Giallo, se ti ricordi, è stato votato per due o tre volte il caso Majorana, quindi Mari non è Magari ne detto. parleremo con Malanga che ne sa tanto su Majorana. Infatti anche gli amici in chat la conoscono. Allora, vediamo. Vi butto magari un paio di spunti video. Siamo qua. Più che altro, visto che siamo in chiusura, poi diteci perché alle volte magari ci sembra di dire delle cose ovvie, ma ovvie non sono, o ci sembra di dire qualcosa di normale, in realtà è molto avanzato e la gente non capisce. Quindi magari diteci un po' meno, un po' di più, abbiamo capito, non mi è chiaro quello. Non, quando magari siamo un po' vaghi è solo perché bisogna dire senza aprire un dibattito che duri un'ora, quindi è data dalla velocità, ma tanto abbiamo fatto più di 160 puntate, quindi non è che non vogliamo dire le cose, è solo per evitare di tediare o di raccontare troppo. Off topic, quello. Ci avviamo la chiusura? Che Ma dite? sì. Fra l'altro, amici della chat, quanti di voi, visto che siamo in diretta, quanti di voi verrebbero per continuare su Twitch? Ce l'avete Twitch? Andiamo tutti dal giovane Mezbet e fra l'altro ci siamo anche, abbiamo fatto oggi anche questo ibrido per passare un venerdì sera diverso e visto che siamo più di 500 persone, direi che è piaciuto un po' questo esperimento, ma proseguiamo su Twitch. Sappiamo che abbiamo anche un po' mostrato il fianco al nemico perché quando poi ti vai ad avventurare qui, classico Polidoro o Alberto Angela avrebbero di che rompere le scatole, ma guarda caso poi magari rifiutano un confronto diretto. Infatti, stavo per dirle invidiamoli, che se mai fosse, invidiamoli, io Ecco. sono pronto. Però su Twitch non abbiamo di questi problemi, quindi se qualcuno volesse qualcosa di palesemente più esplicito, ci può raggiungere su Twitch, come può fare Mesbet? Allora, ho messo il link in sovraimpressione qua, lo ripasso e vi annuncio anche che tra pochi minuti dovrebbe esserci, se ha avuto la pazienza di aspettarci, un nuovo ospite che vi presenteremo, legato comunque a questo argomento e che ne aprirà degli altri, una persona che voglio anche farvi conoscere, a Gianluca e Adrian, quindi abbiamo colto l'occasione del salottino di Twitch. Una persona molto preparata, tra l'altro, quindi speriamo di non Molto esagerare col bene. contenuto, anche dopo la metteremo comunque un po' sul ridere, ma ci sarà del contenuto. Io vi voglio Intanto. ricordare che comunque queste sono le puntate che avete scelto voi su Telegram, quindi cercate, facciamo finta che su tutti i social, Instagram, Facebook, Telegram, il gruppo, il canale, continuate a suggerirci gli argomenti. Ovviamente poi c'è anche Mesbet col suo canale, sia YouTube che Facebook che Twitch. Adrian, il punto di vista, tutti quanti a vedere anche l'intervista con Baratieri e il martedì con la Nona Porta, appuntamento immancabile. E a chi mi ha detto Gianlo, ma dovresti parlare un po' di più tu, è proprio perché questa vuole essere anche una maratona. Quindi in realtà nel fare questa maratona, che spero possa accompagnarci per mesi e per anni, nella prima parte di questo progetto ho parlato poco o niente, facevo parlare molto di più i relatori, ma non perché non avessi molto da dire, perché era giusto fare entrare piano piano in un mondo con tutta una serie di relatori. E poi piano piano, se a voi fa piacere, insieme a Adrian, insieme a Mesbet, nelle puntate insieme faremo anche degli approfondimenti, a noi piace farli in diretta, perché poi così
ci divertiamo proprio nella sinergia in quello che accade con la chat. E però, per non fare i finti umili, e non è da tutti, perché se no di solito la gente si fa il compitino, si fa la ricerca, dice le quattro cose, le ripete finché non gli riesce e non è aperta alle domande. In realtà quando lo facciamo è perché siamo fra amici, quindi come chiacchiere da bar abbiamo discusso per un'ora e un quarto di terra cava, come se avessimo parlato, se Allegri è ancora degno di stare sulla panchina della Juve, con la stessa naturalezza. Infatti devo farvi complimenti, io gliel'ho fatti già prima quando mi ha detto l'argomento e come voleva farlo, gli ho detto: Gianluca, complimenti, niente da dire. Hai gli attributi, diciamo, non ho detto, non ho usato questo termine, ma diciamo che in diretta ve lo riporto così. Che poi sono i discorsi che facciamo con Adrian e con te quando ci vediamo quelle volte che mi venite a trovare, quindi in realtà allarghiamo agli altri quelle che sono le nostre serate normali, perché a noi piace parlare di queste cose e anche Adrian ci tengo che venga fuori come relatore, perché anche lui spesso fa le interviste, ma anche Adrian ne sa. Grazie Gianluca, grazie anche a te Gianluca 2 o 1 in base al punto. uno. Ci mancherebbe umi maior minor cessat. Che dite, andiamo in sigla, ci spostiamo su Twitch, scaricate l'app o da Facebook. Grazie a tutti per essere stati voi, ringraziare chi ci ha visto e vi lascio i saluti. Grazie a tutti amici miei, vi ringrazio di cuore. Ciao amici. E Hare Krishna, non ce lo dai Giallo? Hare Krishna sempre. Un bacione, alla prossima.